Bentrovati ragazzi, altro video di fisica dedicato ancora alla legge di Coulomb, cioè la forza di interazione elettrica che agisce fra carichi e puntiformi. Facciamo ancora esempi e applicazioni, stavolta osservando cosa accade quando anziché far interagire solo due cariche e puntiformi, facciamo interagire 3, 4 più cariche e puntiformi. Quello che dobbiamo applicare è quello che in fisica si chiama principio di sovrapposizione degli effetti. Ovvero dobbiamo far sovrapporre tutte queste forze per ricavare la forza risultante complessiva. Per esempio, immaginiamo di avere tre cariche puntiformi. Le indicheremo con Q1, Q2 e Q3. Ok, scrivendo in colore bianco, quindi correggiamo subito. Ok, in modo da poter leggere quello che scrivo. Abbiamo le tre cariche Q1, Q2 e Q3. Immaginiamo di voler calcolare la forza che agisce sulla carica numero 1. Ok? Scegliamone una delle tre, Q1. Benissimo. La carica 1 interagisce sia con la carica 2 che con la carica 3. Quindi le cariche 2 e 3 le facciamo entrare in gioco una alla volta. Quando osserviamo la forza, vogliamo calcolare la forza che sente la carica 1 per effetto della 2, applichiamo la legge di Coulomb. E qui non c'è nulla di nuovo rispetto a prima, perché sto facendo interagire due cariche elettriche, che sono la 1 e la 2. Mettiamo il coefficiente K, 1 su 4 pi greco epsilon 0 o epsilon, immaginiamo sempre di trovarci nel vuoto in prima battuta. Sopra abbiamo il prodotto delle due cariche, Q1 per Q2, stiamo facendo interagire la carica 1 con la carica 2, e sotto abbiamo la distanza fra la carica 1 e la carica 2, chiamiamola R1,2, quindi i pedici sia nella forza che nella distanza sono 2 perché è la distanza tra quelle due cariche e la forza tra quelle due cariche. Beh, non c'è solo questa forza però ad agire sulla carica 1, ovviamente la carica 1 interagisce anche con la carica 3. Quindi avremo un'altra forza che agisce sulla carica 1, F1,3 la chiamiamo, perché è la forza tra la carica 1 e la carica 3. L'espressione è sempre la stessa, è quella di Coulomb. Stavolta le cariche che devo mettere al numeratore sono 1 e 3 e la distanza è la distanza R1,3. Okay? Quindi abbiamo una carica 1 che interagisce sia con la carica 2 che con la carica 3. Quindi sente due forze. Se voglio la forza complessiva che agisce sulla carica 1, chiamiamola F1, beh, ovviamente devo sommare le due forze parziali. Ma non devo fare una semplice somma algebrica tra numeri, perché le forze sono vettori, cioè ognuna di quelle forze ha un modulo, dato dalla legge di Coulomb scritta sopra, ma anche una direzione e un verso. Quindi per scrivere mettiamo il segnetto di vettore per far capire che queste forze, queste F rappresentano delle forze. E nella sostanza ciò significa che quella somma la farò con le leggi di somma dei vettori, quindi o per componenti o graficamente con la regola del parallelogramma o del punto codo. Ok, andiamo più nel concreto. Immaginiamo di fissare le posizioni delle cariche. Ok, mi metto su GeoGebra. Immaginiamo che la carica Q1 stia in un punto, chiamiamolo Q1, questo punto. Okay. Di coordinate 0, 0. Quindi Q1 è la posizione, è la carica 1 che vedete posizionata sull'origine. Ok? Andiamo un pochettino. Benissimo. Q2, seconda carica, immaginiamo di posizionarla nella posizione 5, 0. Quindi 5 sull'asse X e 0 sull'asse Y. E Q3. Immaginiamo di posizionarcela nella posizione 0, 5. Ok? Questo è il sistema di cariche che voglio considerare. Lo scriviamo in questa finestra all'inizio come dati, quindi posizione delle cariche. Quindi abbiamo che la posizione di Q1. Così scriviamo Q1 due punti e le sue coordinate 0, 0, mentre la posizione di Q2 è 5, 0,
mentre la posizione di Q3 è 0,5. Quindi sappiamo dove sono posizionate le cariche nel piano o nello spazio più in generale. Bene, fissiamo anche i valori di queste cariche, la quantità di carica di ciascuno. Q1 è uguale a 2 coulomb, Q2 è uguale a 1 coulomb, Q3 è uguale a 0,5 coulomb. Ok? Abbiamo deciso quanto vale ciascuna delle tre cariche. Questo in GeoGebra non lo riporto. Allora, com'è fatta la forza F12 che agisce tra la carica 1 e la carica 2? Beh, carica 1, fissiamo anche i segni, scusate. Stabiliamo per esempio che Q2 è negativa. Ok? Allora, Q2 è negativa. La segniamo per esempio di colore differente, facciamo rosso per far capire che è negativa. Ok? Mentre le altre due in blu sono positive. Va bene. Ci interessa calcolare la forza che sente la carica Q1. Beh, la carica Q1 sente una forza per effetto di Q2, l'abbiamo detto, il modulo di questa forza si calcola con questa espressione. Ok? Dove Q1 vale 2 coulomb, Q2 vale 1 coulomb, si mette in modo assoluto, la distanza vale 5. Supponiamo che l'unità di misura delle distanze siano metri, ok? E posso calcolare il valore di questa forza. Però questa forza avrà anche una direzione e un verso. La direzione sappiamo che sarà quella delle congiungenti tra le due cariche, cioè sarà diretta orizzontalmente come l'asse X, chiaramente. Andiamo a regolarne bene l'aspetto di questa linea, in modo che si possa vedere bene. Questa linea che sto segnando in arancione è la direzione di questa forza. Ok, e sarà di tipo attrattivo perché le due cariche hanno segno diverso. Quindi la forza sarà un vettore, di coordinate di componenti. Io segno per adesso un numero qualsiasi sull'asse X perché non so il modulo e non mi interessa andarlo a evidenziare, però sarà una freccia diretta così. Aspettate, scusate, questo non c'entra. Vettore sarà un vettore orizzontale. Lo facciamo colorato anche lui, bello spesso in modo che si possa vedere. Ok, vedete? È questo vettore che spinge la carica Q1 verso la carica Q2, accelera la carica Q1 verso la carica Q2. Vediamo quanto vale più esattamente il modulo di questo vettore. Applichiamo la legge di Coulomb. Allora, F12 sarà pari a 1 su 4 pi greco per epsilon 0, ok? Che è 8,805, 8,8 diciamo per 10 alla meno 12, ok? C dot per le due cariche, che sono la 1 e la 2 in questo caso, e quindi 2 per 1 diviso la distanza, che è 5 metri al quadrato. Se vogliamo valutare quanto risulta questa, prendiamo una finestra di Python da utilizzare un po' come una calcolatrice un tantino più evoluta. Abbiamo già segnato il valore di epsilon. Quindi la costante K davanti è 1 su 4 per pi greco per epsilon 0, in questo caso che si chiama epsilon, ok? E la forza, che è la forza F12, è pari a K per Q1 per Q2 diviso R12 al quadrato. Questa è l'espressione. Devo assegnare i valori di Q1 che è 2, di Q2 che è 1, e di R12 che è 5. Vedete, Q1 vale 2 coulomb, eccolo qui. Q2 vale meno 1 coulomb, quindi mettiamo in valore assoluto 1. R12 è la distanza che abbiamo visto graficamente essere 5. Quindi, utilizzando questa finestra dell'editor di Python, calcoliamo F12 e adesso me la faccio stampare. La facciamo stampare un tantino formattata, scriviamo F12 uguale al valore della forza, utilizziamo
due decimali e il valore sarà in newton. Ho utilizzato unità di misura del sistema internazionale e quindi mi aspetto giustamente il valore è in queste unità in newton. Il valore viene molto grande e vabbè, ciò è comprensibile dovuto al fatto che abbiamo forze in coulomb. Il coulomb è una grande carica in coulomb, scusate. Ok, sì, lo possiamo stampare in notazione scientifica per leggerlo meglio. Abbiamo 7,20,19 per 10 alla 8. Si legge qua sotto. Benissimo. Mentre ci siamo, facciamoci calcolare anche F1,3. Beh, F1,3 si calcola con l'analoga espressione dove utilizziamo la carica Q1, la carica Q3 e la distanza R1,3. La carica Q3 abbiamo detto che valeva, se non erro, 0,5 coulomb. Eccola qui. La distanza Q1,3 è sempre 5 metri. Stavolta è misurata in verticale, ma abbiamo sempre una distanza di 5 metri, anche in questo caso. E quindi abbiamo R1,3 uguale 5. F1,3 l'abbiamo calcolata e adesso ce la stampiamo. F1,3 è uguale a F1,3 stampato, formattato in notazione esponenziale, quei modi ci servono per formattare bene il numero. 3,60 per 10 alla 8. F1,3 è la metà di F1,2 e questo è giusto perché ci troviamo in entrambi i casi alla distanza di 5 metri, ma la carica 2 vale 1 coulomb, la carica 3 vale mezzo coulomb, dimezzando una delle due cariche si è dimezzata la forza e questo è ovviamente comprensibile. Benissimo. A questo punto, queste due forze le indico con dei vettori per fare il disegno lunghi 3,6 e 7,2, ok? Trascuriamo il 10 alla 8 nel disegno. Quindi la carica Q1 sarà un vettore lungo 3,6, tanto per fare un disegno che abbia un senso. L'altra, forza sarà un vettore di componenti 0 e 7,2, attenzione, se così è diretto verso l'alto, ma in realtà sarà un vettore repulsivo perché la carica 1 deve essere respinta dalla carica Q3 che ha lo stesso segno e quindi ci mettiamo una componente che è negativa. Ecco qua, questa è la situazione. Facciamo un po' più visibile questo vettore, lo disegniamo in verde, lo facciamo spesso. La carica 1 che viene attratta dalla carica Q2 con un vettore di intensità, una forza intensità 3,6 per 10 alla 8 N, che qui è rappresentato come un vettore di lunghezza 3,6, mentre la carica 1 è respinta dalla carica Q3 dello stesso segno con questa forza che ha modulo 7,2 per 10 alla 8 N. Okay? Rivediamo un attimino come abbiamo fatto. Dopodiché sospenderemo il video e continueremo in un altro video per la conclusione dell'esercizio. Quello che abbiamo fatto è stato calcolare F1,2 con questa espressione che è la formula, la legge di Newton. Mettendo i numeri risulta 7,2 per 10 alla 8 Newton. I calcoli li abbiamo fatti utilizzando Python, ma ovviamente si può utilizzare una qualsiasi calcolatrice, ovviamente meglio se scientifica, questo è il risultato, 7,2 per 10 alla 8, e qui c'è l'implementazione del calcolo. F1,3 l'abbiamo valutata in maniera del tutto analoga, mettiamo anche qui i valori numerici, mi copio questa così la modifico per il nostro caso. Abbiamo sempre la costante davanti, 2 che è la carica 1, la carica 3 è 0,5, la distanza è 5 al quadrato, il risultato viene 3,6 per 10 alla 8. Vedete come utilizzare la notazione scientifica permette di ragionare con numeri più semplici. Nel disegno li ho rappresentati in proporzione come 7,2 e 3,6. Sospendiamo il video perché abbiamo raggiunto i 15 minuti e riprendiamo immediatamente con un altro video per concludere questo esercizio. A dopo.